Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo TG di UPEL in materia di appalti e contratti. Come sapete, tra gli obblighi vincolistici del PNRR c'era per il nostro paese l'adozione di nuovi criteri per il sistema appalti. Su questi presupposti è stato approvato il decreto 36 del 31 marzo 2023, il nuovo codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1 aprile, ma efficace dal 1 di luglio. Quali problemi applicativi? I problemi applicativi nascono proprio dalla delicata fase transitoria che questo codice ha introdotto nelle sue norme conclusive, ed in particolare gli articoli 225, 226 e 229, che rendono complicato per gli enti applicatori del codice dei contratti pubblici districarsi tra norme immediatamente applicabili e norme a efficacia, per così dire, differita. Quali le norme immediatamente applicabili? Certamente le disposizioni in materia di CCT, collegio consultivo tecnico, per il quale il codice prevede un'applicazione immediata anche ai collegi costituiti e operanti dal 1 aprile 2023, e ancora applicazione immediata in relazione al 38,11 in tema di localizzazione di opere pubbliche e nuovo sistema della conferenza di servizi, con la necessità di esprimere non solo un dissenso motivato, ma un dissenso motivato che consenta di adottare delle prescrizioni per diventare rapidamente un consenso e quindi accelerare il meccanismo di approvazione dell'opera pubblica. Ciò detto, invece, cosa entrerà in vigore dal 1 luglio 2023? Tutto il sistema appalti, in realtà non tutto il sistema appalti, perché alcune delle nuove disposizioni, come anticipato poc'anzi, avranno un'efficacia differita in alcuni casi al 1 gennaio 2024. Di che disposizioni parliamo? Parliamo del blocco di disposizioni che sono indicati all'articolo 225,2 del codice, e che riguardano la pubblicità, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e in parte la qualificazione del sistema delle stazioni appaltanti. Perché dico in parte? Perché proprio sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti c'è in questi ultimi giorni un po' di bagarre alla luce del comunicato del presidente ANAC Busia, che ha annunciato non solo che il sistema di qualificazione dovrà entrare a regime il 1 luglio 2023, ma che addirittura saranno bloccati i CIG a tutti i soggetti che non saranno qualificati e non avranno presentato domanda per l'iscrizione. Ci viene da l'interrogativo: paralisi o realtà? A presto.